Veliona pare ora fina, gobbi casa giardini attorno preta preziata, per nemici fornace e un re senza pace, che sta capo brillai, mo tempo suoi passai, e non suona, non serve, sonnai. Babilonia muretta, nata capo nascette. Eccoci qua a casa di Francesco, Francesco di vicino, Francesco. Ciao Claudio. Che io ho conosciuto per puro caso a Sessa, di questo me ne dispiaccio, perché non conoscevo questo grande artista che ho potuto apprezzare nelle feste mai della popolata della Tamura di Sessa, che hanno organizzato da qualche anno, organizzano gli amici della Proloco, ma soprattutto di Carmine, Teodoro, Dino, che salutiamo con grande affetto. E di tutta la comunità, dimentico sicuramente tantissima gente, ma mi perdoneranno. E lì scoprì un grandissimo artista, un grandissimo musicista, e scoprì pure che Francesco è non soltanto è compositore di testi, ma anche compositore di musica. Francesco, andiamo subito sulle cose concrete. Dove nasci, quando nasci e come mai ti trovi ad abitare a Sessa? Io sono napoletano e sono cresciuto nella zona vesuviana e vivo qui dal 2000, perché mi sono sposato una 60, diciamo. E artisticamente nasco... Come hai cominciato a suonare? Autodidatta, ero bambino, insomma. Mi sono ritrovato tra le mani quella chitarra, guarda, quella che sta... Ah, prendila, prendila! Tra le mani questa chitarra. Questo, come deve vedere, il suo piccolo regno. Come sapete che questa parola, quando ci sono io in mezzo, non può mancare, dove lui compone, scrive, fa musica. Questa chitarra, fai vedere. Diciamo, questa è la chitarra con cui ho iniziato. Primo accordo Do maggiore. Avevo un libricino con la tablatura, praticamente. Ma funziona? Dovrebbe, io non la tocco da... Mi ha un po' scordatella, guarda, non la manco accordo. E che pezzi suonavi quando hai iniziato? Qualcosa di Bob Dylan. Vabbè, tutti quanti, ormai quello è il periodo dove c'era... Vabbè, io ho preso la chitarra in mano proprio perché proprio spinto da Bob in the Wind, no? Di Bob, cioè mi piaceva sta cosa, perché avevo uno zio, io ero piccolino, e sto zio praticamente una sera mi suonò questa canzone. E cioè fra me mi dice, qua com'è bella sta cosa, sto fatta con la chitarra, canta. Cioè non avrei mai immaginato che un giorno avrei scritto canzoni, o insomma lavorato cantando e suonando la chitarra. E niente, questo è un ricordo di mio padre, tra l'altro, perché questa la costruì un amico di mio padre e quindi ce la siamo ritrovati a casa. Piaciuto. Francesco, diciamo ai nostri spettatori che siamo in maniera particolare, in maniera inusuale, non in streaming, non in remoto, perché tu non hai la linea perfetta qua, però ti piace anche il lavoro, essere, chiacchierare in questo modo, ecco, questo ci fa piacere. E quindi l'importante è stare insieme, ecco, e ci mancherebbe. Poi la modalità. E senti, e poi dopo i tuoi studi, cioè come erano paralleli sempre alla musica, oppure poi hai fatto i conservatori? Guarda, nel conservatorio io mi sono diplomato, ma è stato, cioè, come si può dire, nell'ultima ora, cioè, perché una cosa mi sono laureato tra il 2020, la triennale, e quest'estate, quindi... praticamente ho finito il diploma accademico di secondo livello di didattica della musica, quindi è una cosa che ho voluto sperimentare in tarda età, perché quindi... mi parlavano tutti del conservatorio e ho detto ok, voglio fare anche questa esperienza, e ci siamo pigliati. E ti è piaciuto? Ma guarda, è una bellissima realtà il conservatorio, insomma, sì, come tutti i viaggi, studiare, stare in una classe, stare con dei docenti, è come un viaggio, è come una bella situazione, si conoscono persone, perché io dico sempre che la musica prima di ogni cosa rappresenta l'incontro. Vari tipi di incontri, può essere l'incontro con l'altro, l'incontro con se stesso, l'incontro con Dio, cioè, e quindi la musica è prima visto.
Senti, se vuoi parlare pure, se vuoi pure parlare napoletano, puoi parlare napoletano, che non mi ha fatto pure trasmissione in lingua, no, in lingua madre. No, no, può parlare napoletana, a me mi piace, no, no, non mi ha fatto pure trasmissione in cui sono parlato parole italiane, non è uscita manco una. Comunque, come te parlo? Guarda, sto vivendo questa realtà, io prima scrivevo in italiano, no? Tra i miei dischi ogni tanto capitava che c'era un pezzo scritto in napoletano, oggi è il contrario, io non riesco proprio più a scrivere in italiano. Cioè non... Ma bello mio, tu c'hai un idioma, cioè napoletano è la lingua madre, è la lingua, è la lingua ufficiale del Mediterraneo. E quindi tu, avendo un idioma, sinceramente io ti tengo un altro problema opposto invece, come il tuo simile ma opposto, non riesco più a sentire la musica se non è cantata in napoletana. No, vabbè, questo poi no, perché poi la musica è bella. E ci capite, ma... Cioè io mi sento che lei... Cioè, mi sento sì, che... però alla fine... No, ma sai che è? Che quando, da quando sto un attimo entrando in questo, più dentro del fenomeno musicale, e che cosa è successo? È successo che sento con un pizza, soprattutto napoletana e poco cantare italiana, e ci fate chissà se secondo me se cantasse in napoletana, sai che scesse fuori. Ah, ci fate pure una bella appiccicata con Lello Traisci che saluto, perché chissà fatta dei pezzi bellissimi, scrive dei pezzi molto belli. Chi mi ha mandato in un bello pizza in italiano? La città Lello è bella, però perché non scrive? Perché non fai napoletana? Ci siamo un attimo attaccati, ma in maniera molto bonaria. Questo caro Claudio, non lo condivido, perché poi non bisogna manco essere razzisti al contrario. No, sì, no, ma questo non è una questione di razzismo, è una questione di musicalità. Sì, è una questione di musicalità. Sono belle tutte le lingue. Assolutamente. È un fatto mio che proprio riesco ad esprimermi meglio, riesco ad esprimere dei concetti meglio nella lingua che parlo tutti i giorni. E perché è legato, è un valore antropologico. O popolo si riconosce per due motivi, come parla e come magna. E nessuno parla e magna meglio del napoletano. È inutile che ci sembra, perché il napoletano quando parla non parla, canta. E quando magna come sono e come parla. Quindi sembra proprio natura. E senti, ma poi dopo che hai cominciato da ragazza, hai studiato comunque musica oppure tutto orecchio, passione? Allora ti ripeto, io ho iniziato a studiare chitarra proprio come autodidatta, avevo 11 anni, cioè io in scuola media suonavo alle messe, domenicali. Cioè, poi scrissi una canzone che ero un ragazzo, scrissi una cosa che piacque molto a un bravo chitarrista di cui non faccio nome perché sennò che mi disse meriti le mie lezioni gratis, e quindi ho cominciato a prendere delle lezioni gratis perché avevo scritto sto pezzo che piaceva a questo amico. E qual è sto pezzo, si può sentire? Va bene, una cosa che ha scritto a te. E qual è il problema? E si fa la stessa ricorda. Era una cosa di non... si chiama Mare. Era un quattro accordi. Ma molto lontano però. Bellissimo, sono. Sì, pare napoletano, però. È napoletano, ma era guaglione. Ecco, beh, la guaglione iniziava a napoletano, poi ti sei voluto dire... Sì, perché poi ho cercato di conformarmi, no? Sai che l'istituzione già scrive in italiano, perché poi mi hanno pezzo al Castrocaro... Già capito, tutto... Senti, ma quando... quindi fin da subito componevi sia testi che musica? Sì, è stata una cosa che mi ha pigliato da... sin da subito, cioè molti dicono esce prima il testo, cioè come si usava una volta, il poeta, no? E poi il compositore scrive, poi è venuta l'era in cui si scrive prima la musica e sotto ci mette le parole e nascono le parole, in un usaccio, cioè a me escono insieme, cioè nel momento in cui faccio così, che penso, cioè già mi viene di... nasce una frase nel momento in cui appoggio la mano sulla chitarra, è una sorta di contemporaneità, però non te lo so spiegare. Io una volta ho scritto sta cosa, per me le canzoni già esistono, e, diciamo, ovviamente una sorta di idea così un po' fiabesca, no? Dico, le canzoni già esistono, e però chi bisogna ha una certa a sensibilità, bisogna andarla a cercare, una chiave che era messa una volta, bisogna andarla a cercare e la fai solo uscire fuori, ma alla fine forse non riusciamo a niente, cioè c'è già tutto. Sì, è vero, basta andarla a cercare perché già ci sta.
Ma il problema è che poi con la musica. Non è che prima hai detto parla napoletano, io so. Non lo so, questi due programmi poi sono visti anche da. Sono visti un po' da tutti, ma la lingua napoletana è compresa in tutto il mondo. Non vorrei essere voi. No, sono visti pure al nord, all'estero, figurati. Cerco di farmi capire. No, ma può parlare pure napoletana, capisco tutte cose. Ma quindi diciamo che. E poi hai cominciato a suonare nei gruppi. A proposito, quanti pezzi hai scritto che poi sono registrati SIAE? Diciamo quelli ufficiali, Ma saranno 120, 130. Io ho fatto 9 dischi, wow. Però io devo anche essere. Cioè, io ho avuto un percorso in cui io ho vissuto più vite artisticamente. Cioè, c'è stato un momento in cui io ho scritto solo ed esclusivamente musica cristiana contemporanea. E poi, per esperienza di vita, ho lasciato questo mondo e praticamente mi sono aperto, ecco. Ma non che rinnego quello che ho fatto, è semplicemente come è un percorso. Bravo, è come se uno sta in scuola elementare, medie, è un percorso. Anzi, quello non è non, secondo me quel passato, poi che non è un porto, ma è un faro, non è un rinnegare, ma è una forza. Certo. No, è che a me piace raccontare Dio nelle canzoni, però se vedo come se mi riascolto, lo facevo in maniera molto ingenua, molto che se come la storia, non si può analizzare la storia con gli occhi attuali, bisogna contestualizzare. Tu in quel momento eri quello e hai scritto, hai cantato, hai musicato quello che eri in quel momento, che oggi è improponibile. E forse tu quello che fai oggi, se tu lo pensavi in quel momento, dici ma che non farò mai una cosa del genere. Quindi la storia va avanti e basta, quindi non è che ti devi rivedere secondo il mio modesto paese. Eri così e si cresce, si cambia ed è giusto che sia così. Mai guardare il passato con gli occhi del presente, che diventa una cosa orrenda, che si va in confusione. Scusami questa parentesi, ma non. No, perché si lega molto, perché poi la storia, alla fine dietro ogni artista, dietro ogni persona c'è una storia personale, è la tua la storia. Lo dico perché ho fatto concerti un po' in tutta Italia e molti mi chiamano e mi chiedono delle cose, ma io mi faccio più quelle cose. Ma non, allora dice, ma non credi più? No, non è che non credo più in Dio, oppure no. Semplicemente ho cambiato modo di esprimermi con la musica. Cioè, lo stesso fatto che oggi canto in napoletano, che ho scelto determinati strumenti, non altri per suonare, dalla band che mi segue, eccetera. Cioè, un motivo ci sarà, insomma. Uno può crescere, no, ma poi sono non ingredienti. Sono no, ma poi diventi una scimmietta di te stesso. No. O no? Ma sì, però una cosa. Uno adesso sembra autentico. Certo, ma quello fa parte. Poi è poco credibile. Ma una cosa che ti posso dire, però. Non ti voglio fare scimmietta, ma 20 secondi di un pezzo che di quella vita lo puoi fare, o giusto per capire che cosa suonavi, oppure non puoi nemmeno fare 20 secondi adesso. No, figurati. Ma per curiosità, non perché ti voglio fare scimmietta. Dovrei ricordarli, cioè, qualcuno molto semplice, no? Tipo, giustamente cantato in italiano. Eccolo il problema. Molto semplice, molto bello, molto autentiche. E questo fa parte, ma giustamente uno va avanti, noi torniamo. E quindi poi che cosa fai? Avvieni già da piccolo un tuo gruppo oppure sei andato? Vabbè, da piccolo mio gruppo, insomma, siamo cresciuti tra amici che avevamo la cosa in comune di suonare, ognuno ha uno strumento diverso, e quindi ci siamo uniti da subito, praticamente. Cioè noi abbiamo. Era il 78, mi ricordo mi sono guadagnato la mia prima 10.000 lire suonando a una comunione, quindi il 78 penso stia facendo una finale
non ricordo. Il mondiale d'Argentina. Mondiale d'Argentina, bravo. Argentina-Olanda. Perfetto, Argentina-Olanda, perché mi confondo sempre con Argentina-Germania. No, no, Argentina-Olanda. In quel momento, 3-1. Bravo, e io che stavo su un anno, che stavo ragnando a 10.000 lire, avevo 70. E di questi due primi... Avevo 15 anni. E di questi due primi compagni di viaggio, poi... Ci chiamavamo gli Slow, praticamente. C'era mio fratello alla batteria... E due fratelli, uno suonava la chitarra, l'altro le tastiere, e poi c'era un cantante, Antonio, e facevamo queste cose anche molto divertenti, perché poi... Sente divertirsi a fare l'artista? No, no, è a sapere che noi, questo cantante, Antonio Covino si chiama, e lui cantava le canzoni magari scritte al femminile, le cantava al maschile, però non cambiando, cioè ti faccio per esempio, immagina come si chiama la spagnola, di Spagna sono la bella regina, son dell'amor, tutti mi dicono stella, stella di vivo splendore, questa era la frase, e lui cantava di Spagna sono il bello regino, non re, regino son dell'amor, tutti mi dicono stello, cioè tu immagina questa cosa però fatta seria, di matrimonio, no? Cioè, noi cantavamo in questo modo e eravamo anche un po' avanti come situazione umoristica. Ho questi ricordi. Beh, poi quello era pure il periodo della grandissima esplosione degli Squallor, no? Che hanno anticipato i tempi di 50 anni, quindi a livello antropologico, secondo me, bisognava fargli un monumento, perché quelli 50 anni fa ci dissero dove andavamo a finire. Grandissima. E quindi non era una cosa così strana. Senti, ma naturalmente tu, essendo napoletano e tutto, in quel periodo, quando hai inciso qualcosa pure di Napoli Centrale, Pino Daniele, oppure... Non me ne parlare perché magari sarà poco ora. Perché? È perché, diciamo, io devo tutto a livello proprio emotivo, a livello di... cioè io quando metto una mano in coppa di teatro, cioè o scrivo, non posso non pensare a questo flusso di sangue che mi è arrivato, capito? Da Pino, da Napoli Centrale, Rando del Prete, da James, insomma da tutti quanti. E, guarda, ho scritto proprio in questi giorni un omaggio a Franco. E, ovviamente non lo faccio sentire perché è proprio una cosa di oggi. Veleno. Lui fece Veleno, no? Sì, ha suonato con Espresso. No, sì, Città Espresso. Un omaggio, una cosa che ho scritto io per lui. Quindi hai suonato pure con Franco del Prete? No, non ho avuto il piacere, l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, era una persona proprio umile, gentilissima, cioè sempre a disposizione, pronta all'ascolto, quindi per nulla l'atteggiamento da star, per quanto lui fosse stato, cioè, come si dice, lui ha lavorato nei primi fondatore insieme a Mario Musella, James degli showman. Poi di Napoli Centrale, poi di Sud Espresso, insomma stiamo parlando di personaggi che è stato fondatore di questi gruppi che hanno fatto la storia, showman, la storia di quello che poi è diventato il Naples Power, no? Termine che ha coniato Renato Marengo, no? Naples Power, che racchiude proprio una mentalità, un modo di fare, cioè questa Napoli artistica che ha cercato proprio un riscatto. Ma non, ma sai, Francesco, permetti, mo, tanto se fa chiacchierata, potremmo pure confrontarci, non è una parola, la riscatta Napoli, non bisogna riscattarsi con nessuno. Napoli è successo questo problema qua, che fino agli anni 50, inizio anni 60, dominava la scena mondiale con la musica degli anni 50, 60, si parlava solo napoletana, poi con l'avvento della musica, degli strumenti elettronici, degli strumenti, la musica camuffata, come la chiamano, giustamente, perché passa attraverso l'elettronica. Napoli ha avuto, che poi pure col jazz ha detto con Renato Carosone, oppure c'è un jazz roba nostra, praticamente lo swing e tutto il resto, ha avuto questo buco di metà anni, da inizio anni 60 fino a inizio anni 70, fino a quando Napoli Centrale nel 67 andrò a Sanremo, e questa transizione Napoli l'ha ripresa alla grande, perché poi negli anni 70 con Napoli Centrale, Pino Daniele e tutto il resto, pure là si è messa parola fine alla musica esatta, perché sì, diciamo a quei livelli non si arrivava di chiudere. Di riscatto non mi riferivo ha avuto questo vuoto, questo sbandamento. Mi riferivo alla stessa canzone napoletana.
E no, ma che poi adesso poi... Ma noi, cioè, noi siamo da un decennio di festival di Napoli, però appunto di riscatto intendo proprio a ridare alla canzone napoletana una base artistica, un qualcosa di più profondo, no? Perché diciamo abbiamo toccato, proprio abbiamo sforato da... Venivamo da Di Giacomo, da Libero Boi, da Ferdinando Russo e si veniva a Funindetta Randello con la canzonettina. Vabbè, comunque la canzone... Con i melodici che praticamente sporcavano con questa inflessione napoletana. Ah, ci capite. E anche poi dopo, no, negli anni 70, non voglio fare no perché non voglio essere... C'è sta canzone napoletana che poi i melodici sono stati i genitori, i padri... di quelli che poi sono i neologici, cioè sempre con il discorso della malavita nei testi, cantate in un certo modo, a sceneggiarsi. Invece, hai capito, quando sono venuto fuori Napoli Centrale, Pino Daniele e con tutta la loro discendenza, no? La Poa Virabile, Gragnaniero, cioè questi poeti che hanno fatto della canzone napoletana, l'hanno ridata di nuovo, a mio avviso, di nuovo splendore, di nuovo, cioè, tu pensa a una canzone di Enzo Gragnaniero, ma qualsiasi canzone di Enzo Gragnaniero. Cioè, ho visto di recente a Mariano Patanò. Sono poesie. E poi anche musicalmente, capisci, ci stanno uno spessore. Sì, sono d'accordo con te, Francesco, ma questo rende tutto nel variegato e unico mondo della musica napoletana, dove c'è tutto. Quindi, per esempio, le melodie di quegli anni 50 che mo stanno recuperando, sono bellissime. Però vedi, io non sono di quelli che, essendo napoletano, difendo a spada tratta, perché non tutto è bello e non tutto è buono. Ah, ci capite, però attenzione, quando il popolo decide, il popolo non sbaglia. Quindi va preso perché... No, ma è così, Franci. Ah, l'uomo l'ha scelta barata. Ha già capito. Occhio. Però dobbiamo dire che comunque fa parte del momento... È una componente della musica napoletana. Guarda, se questo fosse vero... Se tu pensi che la sceneggiata nasce come protesta contro una legge iniqua che volevano tassare gli artisti e loro... Però Claudio, se questo che dici fosse vero, io oggi mi ritrovo con milioni di like, di visualizzazioni, senza fare nomi, determinati artisti, chiamiamoli artisti, e poi gente che fa musica, io ho colleghi che fanno musica vera, e restano di nicchia. Quindi... quando tu dici il popolo, quando ha deciso, ma fino a un certo punto. Sì, oggi capite, però gli danno il successo. Ma oggi la musica, caro Francesco, oggi la musica, quella che dici tu, che io ascolto, ma no, è di nicchia perché oggi la musica no, la sentono tutto quanto, ma da ascoltare non l'ascolta nessuno. Ricordatelo che non è più oggi è diventata tutta una. Stanno parlando di musica, ma voglio cantare una canzone. Bravo. Allora, canto una canzone che si intitola Non è stata una bugia, che tu sicuramente conoscerai perché fa parte dell'album che tu hai ascoltato in questi giorni, I Come From Italy. Bella in coppa, un fine sangue, la giastella scritta franca,
che ti devo dire, la grandezza di voi artisti sta in questo, che quando volete chiudere un discorso lo chiudete al vostro modo. Ed è Cassazione, non c'è diritto di replica. Ma no, bravo, il discorso è che di musica si può parlare, ma soprattutto la musica sa da suonare. Sì, sa da suonare, io sono d'accordo con te, però ma il discorso... ci stanno fatti, poi che la gente comunque, che dici tu, però è l'unica che ancora continua a cantare napoletana vera, street, che a Napoli ci sta questo giacobinismo che sta cercando di far passare il napoletano come un dialetto, quando invece è una lingua. E c'è un'operazione veramente brutta, sia nel teatro, però stanno perdendo, quindi chissà, alla fine parlano e sentono, cantano napoletano, non è una cosa da poco. Ma poi ti ripeto, fa parte sempre di quel contenitore. Se tu vai in qualsiasi città al mondo, e Napoli è il cubo del mondo, non c'è a livello artistico tutto quello che esce, buono, cattivo, bello, brutto, tutto, piace a te, piace a chi gli va. E io poi, siccome tendo a rispettare sempre chi, tutti, poi sappiamo che c'è selezione. Evidentemente c'è qualcosa proprio nel DNA. Ma quello nasce fin dai tempi dell'antichità. Nerone veniva, pensa che il vecchio teatro dell'Anticaglia a Napoli, 20.000 posti, tutti, era tutti nel mondo antico. Se volevano diventare gli artisti dovevano passare per Napoli, che era sempre stato un grandissimo pubblico e soprattutto di grandissimo critica. La Napoli nasce la clac. Io sentii una volta un'intervista dove praticamente un attore di teatro disse: guarda, i due pubblici peggiori al mondo dove tu non puoi sbagliare, Napoli e Madrid. Guarda casa, Madrid ha imparato la Napoli, Napoli e Madrid. E scusami, cosa andarla a fischiare Pavarotti. Quindi non è qui. Cioè, poi le anime poi sono tante, Napoli e napoletane. Voi avete fatto la vostra e continuate a fare la vostra, che sicuramente è di nicchia. È di nicchia. È inutile... È una nicchia bella cosa, napoletana. E poi ci sono anche altri modi. Cioè, tu vai a Napoli dentro i quartieri, vai a Napoli dentro il centro storico, ogni vicolo ha la sua storia, e quindi anche a livello artistico, ogni vicolo ha la sua lingua. E quindi è ovvio che ci sono delle differenze, c'è una gerarchia, però buono pure ci sta chi è là, quello è come pensi. Poi è ovvio che preferisce sentire a te e non un neomelotico. Però anche lì ogni tanto ci sono delle poesie. Mi sembra Gianni Simioli ha fatto dei recuperi bellissimi su alcuni pezzi particolari, e neopelotici ce l'ha fatti capire che erano molto belli a livello poetico. Lo convinci? Non te voglio convincere, assolutamente. No, sto legittimando un'esistenza che va rispettata. Che ti voglio convincere? Ci mancherebbe. Ci mancherebbe, Francia, io poi... Questa è una battuta. Ma non è una battuta, non te voglio convincere, è giusto che sia così. Però ti voglio dire che tutto fa brodo. Vabbè, senti, poi come dopo questi ragazzi, come hai cominciato proprio a fare per mestieri il lavoro? Cominciato a girare? Hai suonato da solo o con gli artisti? So che hai suonato con moltissimi artisti di livello. Oddio, sì, poi quando si suona, si sta in mezzo, si gira, eccetera, poi arrivano le collaborazioni, ti conoscono e quindi ti capita di suonare con Tizio, con Caio, insomma, fare nomi... Sembra poi anche... E perché? Qual è il problema? Abbiamo avuto il piacere di avere anche dei verischi, delle collaborazioni, insomma, e di suonare con loro, insomma, da Tony Cercola, Gianni Lamagna, Carlo Faiello, Mimmo Cavallo, insomma... Mi ha fatto pure intervista a Mimmo Cavallo, sai, perché io ci ho fatto intervista, è stata bellissima. Mimmo è uscito sì, in questi due... È uscito dedicato a Mimì, poi Mimì, bellissimo. Abbiamo parlato proprio anche di Mimì. Mimmo! Lui non si aspettava che conoscesse alcuni passaggi di Mimì. Stiamo parlando di Mimmo Cavallo. Cioè sì. Lui dovrebbe uscire proprio a novembre, credo, il suo ultimo lavoro che ci ha anticipato nella programma che abbiamo fatto. Ho avuto il piacere di vedere anche Mimmo Maglioni in un brano, io lo chiamo il ciaramellaio magico, con la sua ciaramella, in 6-7, nell'album Preta Santa. Quindi dicevi di Mimmo Cavallo? Che abbiamo fatto questa intervista, mi ha concesso questa gentilezza, questa chiacchierata, non intervista, ma vedi, sai, io molto legato al brigantaggio, cosa. Lui fece quel libro, quel lavoro sull'Unità d'Italia, è bellissimo, che è pure quello che sto consumando. E quindi è stato gentilissimo a concederci questa opportunità, e che io ringrazio ancora una volta. E spero di poterlo rivedere insieme, cioè forse degli unici insieme a Eugenio a Eugenio Bennato a scrivere delle cose proprio a livello nazionale, sì, a livello locale sono tantissimi. No, tantissimi. Locale non si contano, però dicevo, hanno avuto forse una voce più di rilievo lui e Eugenio. Che l'hanno Eugenio, sì. E quindi hanno dato la possibilità ad alcune storie di diffondersi. Sì, hanno contribuito molto alla diffusione di queste cose qui.
E poi dopo com'è iniziata? Hai ricominciato sempre a suonare, sempre con la chitarra oppure anche con altri strumenti? Ma diciamo che Prestavi anche io la tua voce? non ho mai abbandonato la chitarra, una volta che poi me la sono ritrovata fra le mani quella, poi è cambiata la chitarra, ma comunque non è cambiata l'intenzione, cioè, poi ho cominciato a scrivere, quindi all'epoca li chiamavamo i complessi, no? Le I band, le complessi cose, o complessina. bravi, i complessi, quindi No, noi si chiamava, non mi ricordo, però per questa parte, stasera stavo con Blessino o concertina, perché c'era il grande concerto della banda musicale, e poi se ero concertino, come era quello piccolino, quando molte volte poi, era meglio concertina che chi della banda. Cioè, concertina e chi ne è gente, la banda musicale guardava nessuno e faceva tutto capire che capivano. realtà diciamo di paese, Torniamo al discorso di prima. infatti, no, ma è così. E niente, tornando alla storia, in effetti poi si cresce, questi primi gruppi si facevano più o meno le cover, no? I pezzi di altri. E poi è venuta l'età dell'heavy metal, perché a 18 anni tu scassi Hard rock, heavy metal, pure a me è venuta quello. diciamo, è Un anche percorso. normale, no? Poi si comincia a crescere, capito? Io dico, per esempio, a botte sanità viene quella situazione in cui hai cominci a vedere altro nella vita, quindi cominci a scrivere. Dire cantautore, non lo so, però io cominciavo a scrivere delle Ma cose. anche per gli altri scrivi? O solo per te stesso? No, io ho scritto quasi sempre per me stesso, però è capitato già da qualche decennio che qualche gruppo mi ha chiesto qualcosa, anche qualche interprete, e del gruppo si chiamano i Discende. Discende, che poi, se ho capito bene, è una contrada di Maiori. Ti fece conoscere Carlo Faiello. Sì, li ho conosciuti tramite Carlo, perché in effetti noi con Carlo andammo a fare, c'era anche un membro degli Scede, anche con il Margento, di Sessa Olunga, andammo in Corsica per un evento che era praticamente un festival polifonico. E quindi lì conobbi Maurilio, che poi mi chiese un brano per il suo disco. E come si chiamava questo qua? E Stoccapenna, il brano, Stoccapenna, che loro lo hanno registrato. E poi successivamente l'ho registrato anch'io su E ci fai sentire su dove il Preta passaggio? Santa. Passaggio. Aspetta, in effetti. È terra tua, è terra mia, terre disciuta, castagna mezza via, stucca penna dall'amore commovita, la sua scintilla attraverso ogni tormenta. Parla di libertà e noi di casino amme e padre sti creature mi amma di tuo suo da parlava di cresciuta Panama mia, io fanno la compagnia fino a di mano, fino a tutto il mio e non duri e non casino non per farmi rinnovi non vola la lontana, non scontana la riga. Era questo il Bellissimo questo brano, insomma. pezzo, E bellissimo. questo lo puoi trovare in Preta Santa. No, io adesso devi un attimo capire perché io Oppure nella versione delle Discende, nella sono vita. colpevole di non averti conosciuto prima artisticamente, come persona sicuramente, che sei una persona Bontà tua. veramente a modo, sei ricco di umanità e di virtù enormi, però come artista devo conoscerti perché effettivamente ogni tanto mi fai ragazzi pizze. Fanno venire un freddo in gola, Addirittura. complimenti. Eh sì, perché Grazie. sono cose molto molto belle. Grazie. Ma tu solo chitarra classica o anche elettrica? La chitarra elettrica l'ho abbandonata qualche decennio fa. Riempio la rimedia. C'ho la mia Con Fender, tutti la diciamo, vendo. nel fodero. E chissà se un giorno riuscirò a Vabbè, tirarla fuori. quando te Ma ne dai? anche perché vedi, chitarrista su Adagio, cioè io non mi definisco un chitarrista, cioè per me la parola chitarrista, se devi essere eclettico, devi saper suonare tante cose. Io mi accompagno, per cui, capito? Diciamo che amo molto l'acustica, però ho sempre fra le mani la chitarra classica, pur non suonandola da chitarrista classico, insomma, sempre accompagnandomi o accompagnandola. Poi c'è qualcosa che mi è venuto in mente da suonare, fammi vedere cosa sentiamo. No, è che le mani se ne vanno da sola. Bellissima. Tanto dopo te faccio suonare quando parliamo
Sì, ma poi mi dicesti prima che in privata, quando stavamo prendendo un caffè, che praticamente, l'hai detto pure accennato prima, cambiava in italiano e poi dopo all'improvviso ti è venuto di sanare e comporre ritrovando il tuo io, il tuo legame con la terra, il tuo legame Ma con sì, il ti dicevo che cielo. io praticamente, sai, da ragazzo, dal rock, dal metal, dal Cooper, eccetera, Quando è poi che c'è sei stato tornato? questo momento di spiritualità, che ho cominciato a scrivere queste, avendo un rapporto con io molto personale, molto intimo, ho scritto delle cose. Dopodiché praticamente, niente, è come se avessi ritrovato il mio essere napoletano, il mio essere, La sua cioè, identità. no, ho cominciato a pensare che, cioè, uno dice, ma perché ci poteva arrivare prima? È una cosa più No, anche sì. semplice, ci si è arrivato in tarda età. No, è che bisogna essere autentici, no? Quindi io, se devo spiegare un concetto, devo esprimere un concetto, ci tengo a raccontarti qualcosa. Se lo faccio in maniera più autentica possibile, proprio facendomi una chiacchierata e quindi usando il linguaggio mio di tutti i giorni, riesco, secondo me, meglio ad arrivare all'altro. E quindi nota chiama nota, parola chiama parola, e cominciare a In scrivere napoletano. queste cose Il con i problema vocali. è E poi ho che visto che funzionavano, almeno a detta di chi li ascolta, cioè la cosa e funziona. per forza funziona. E tu, voi siete figli della capitale della cultura, che è della musica, quindi come potete uscire da questa situazione? Il problema è che non mancano i problemi, il fatto è che il napoletano non si può tradurre, non si può rifare. La grandezza del napoletano è quella che prende qualsiasi cosa, o la crea dal nulla, o prendendo qualsiasi cosa da fuori, lo prende, lo rielabora e lo rinnovo e lo ritorna al mondo. Ma quello che viene fatto a Napoli non può essere riproposto da nessuno. Non può essere riprodotto, non può essere tradotto, non può, perché diede una parola, diede una nota, una parola napoletana. C'è tutto. Per esempio, se ti dico la ipocondria raccoglie tutto. No, può raccogliere la malinconia, che è la dolce dolce di fine, che quando già arriva l'autunno, o quella più drammatica. Mo ti faccio solo due note, note di tappunti solo, non canto nulla perché sennò sarei irriverente verso Già, la. capite già. Già capite, Non però, voglio essere hai irriverente, capito, però per esempio, ipocondria. mo ti dica una parola Cioè, molto capito, meno. capite fino che ha fatto? Cioè, E una nota, capito? Già sì, ma giusto un ancora appunto, stiamo cioè. a capire se quando è scritta una canzone sia contento o sia triste, perché la ipocondria è una parola che come fai a cantare? Come per esempio un'altra parola che è molto meno nobile, però non si può spiegare, che posso a cazzim è negativa, positiva, qual è? Boh, però capite come? Dietro una parola napoletana c'è tutto un trattato di filosofia. Sì, vabbè, sì, ci sono dei termini che racchiudono concetti, Concetti, ma però in quel è. momento può essere negativo o positivo allo stesso modo. Alla fine appartiene a chi ascolta e a chi Ma tiene. diciamo che anche Perché. essendo noi un popolo di mare, un popolo, cioè un porto aperto, siamo stati aperti a tutte le culture. Attenzione, chi se ne ha. Perdono, mio Francesco. Voi siete un popolo aperto di mare e di montagna. Perché voi arrivavate dal mare e arrivavate dalla montagna. Aperto in tutti i Perché sensi, dietro è perché sempre stata scoperta Napoli. Gli cioè. altri posti di mare, tipo Genova, è sempre stata per protezione, ma Napoli è stata sempre popolo di mare e popolo di montagna. Il senso è quello proprio dell'osmosi, cioè il fatto che le culture hai capito? Una entrava, l'altra usciva, e tutto ciò che entra si viene Rielabora. accorpato, viene rielaborato E e viene viene donata. ridato, viene ridonato. Per cui, hai capito? Noi siamo frutto di Un tutti discorso. questi Ed incontri. ecco il discorso di prima, Cioè, e oggi la si. musica colta, la musica importante, la musica neomelodica, cioè, solo a Napoli si è stufato, No, e pensa che hai purtroppo oggi capito? noi siamo, non vicino a niente, siamo in tema di politica, E di voi votazione, e si pensa di chiudere i porti, no? Perché questa è casa mia, cioè, lo cantavo prima, terra tua, terra mia, terra di nessuno, casa mora. Cioè il fatto, cioè, quando dico i porti aperti, perché le culture ci arricchiscono, tu hai cioè ragione,
però gli schiavi non si può andare. Però gli schiavi sanno proteggere, se poi non apri i porti per tenere la gente sotto schiavitù. No, no, quello mai. Cioè, chi questo problema? È ovvio che non chi questo problema? Ma schiavi proprio, la parola schiavo non esiste, però esiste, perché non esiste lo schiavo. Quindi niente. Oggi lo schiavo, il terzo millennio esistono tanti, qui c'erano noi schiavi, ma in modo e in forme diverse. Non è che come andava il concetto di schiavo, alla fine. Perché è ovvio che io non intendevo questo, io intendevo il porto aperto. Modi di dire una cosa. Sì, sì, ma noi che la grandezza di Napoli è quella. Dell'altro, e mai pensare che l'altro è uno che viene a prendere. Assolutamente. L'altro ci viene a portare. Allora tu devi capire una cosa. Napoli, innanzitutto, è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo è stato il mare più importante del mondo per svariati millenni, non ce lo dimentichiamo. Poi Napoli è stata una capitale, ma la mentalità di una capitale qual è? Tu vieni, mi dai e io ti do. La mania che vedi nelle fotografie importanti persone a Napoli che fanno... Se tu vai in un ristorante di Napoli, una persona importante viene fuori, non lo fanno pagare, ci fanno la foto. Ma non è una questione di ruffia, è una questione di scambio. È mentalità da capitale, non è mentalità provinciale. Che è sta chitarra monera? No, vabbè, questa chitarra è bella pure sta chitarra. È una donna innamorata mia, io per me sono innamorata mia, è chitarra. A volte c'è bisogno di un suono diverso di alcune cose, però... Ho scritto... Tu sei di Sesta Rocca, giusto? Sì, sono andato a Sesta, poi mio padre però è di Suio, alla fine alla Piana Locarigliano, insomma. Mi è capitato nel 2020, in pieno proprio lockdown, no? Non si usciva di casa, non si poteva fare. Io grazie a Dio tengo cervello. E quindi mi sono... Pensavo che praticamente... Dice, io vivo qui da 20 anni, perché nel 2020, io dal 2000 sono arrivato a Sesta. E diciamo Sesta comunque un po' mi ha accolto, no? con gli amici che mi conoscono, insomma, mi hanno voluto bene, cioè, avevo questo senso un po' di voler ricambiare. Allora cosa ho fatto? Sulle note iniziali di Sono Abbattenti ho scritto un testo su Sesta. Questo è un brano che ho, tra virgolette, ho regalato agli amici proprio di Sesta, ai Popolo Arson, no? E che quindi so che loro ci stavano lavorando, lo stavano incidendo, per cui non te lo sono per intero, ti faccio giusto sentire un certo. qualche cosettina, una cosettina molto, molto free, insomma. Ma non può trovare l'amore vero, scorda le feste di signora, delle signora. Perché l'amore vero ora bella, e non vede né puro né cattiva. L'amore vero vero ora bella, e non serve né puro né cattiva. Senza sta fanno mercato la giovrice sono aiuta tra i cane e pizza già cercato ma l'amore non l'ha già trovata non l'ha già trovata perché l'amore è un po' più paradiso non sa caro né più sotto né più giornese l'amore è un po' più paradiso. Bellissima, degna di Sesta. Tu sai Sesta era Ducato importante. Chi era Duca di Sesta era re di Napoli.
e sì, viceversa, sì, cioè, soprattutto dai Gonzalo e poi Marzano. Sono stati proprio dal castello, perché quello che è, a mio avviso, è uno dei monumenti più proprio spettacolari. Sessa la piccola Napoli, Sessa è aristocratica, Sessa... Sessa è unica. Sessa, voi capite, c'è passato Mozart, già questo, già questo fatto che le strade di Sessa siano state calpestate. Allora, che la Sessa era la strada, era il tappa fissa tra Roma e Napoli, che prima c'era solo la via Appia, ma soprattutto si passava per Sessa. A Sessa, più che Mozart, si è fatto il discorso di Mozart, no? Leggi la musica del sole, poi capirai perché a me non piace Mozart. E Sessa, non dimentichiamo, è stato pure l'unico miracolo che ha fatto San Francesco. Mm-hmm. E Sessa, la storia di Sessa è immensa, non parlo, senza parlare sempre della la Settimana Santa, ma soltanto i personaggi a cui dato, che sono andati a Sessa, è inutile stare qui ad elencarli, quindi, ma la vedi, Sessa c'ha le pietre che parlano, la piccola Napoli, sì, c'ha le pietre che parlano, dal teatro, insomma. Ma tutto, c'hanno tutto, è una realtà, e nel mondo che sta andando in sfacimento Sessa sarà... come tutti quelli che hanno conservato la tradizione, l'attaccamento, l'identità, l'attaccamento col passato, saranno quelle che prima degli altri ripartiranno, perché qua siamo a fine impero con Francesco. Adesso passiamo al tuo ultimo lavoro. Il tuo ultimo lavoro, dici come il titolo dell'EP. Allora, io vedi, ancora uso il termine LP. Io li chiamo album, perché in effetti sono degli album che contengono delle canzoni. Poi il supporto può essere, vedi, i primi erano musicassetti, poi sono arrivati, cioè io su vinile non ho mai stampato. Beh, quella la tua, cioè, musica sarebbe da vinile. Fine anni 80, inizio anni 90 erano cassette, poi siamo passati ai CD direttamente. E niente, il titolo è I Come From Italy, che uno dice, ma che hai fatto, è scritto in inglese? No, assolutamente. Napoli non è una cosa inusuale questa. Assolutamente no, perché I Come From Italy praticamente... il grido di chi è partito da Napoli in maniera non forse dovuta alla volontà, ma al dovere, alle esigenze, no? Perché sappiamo bene... Tu sai che fino al 1860 non siamo mai stati terra di immigrati, esatto, eravamo terra di immigrati. Esatto, guarda caso, diventati italiani, siamo diventati tutti immigranti. Questa è una realtà incontestabile. Ti sto invitando a nozze. Figurati, mai no, messo un passaggio a rete. La migrazione dell'Italia, soprattutto del sud dell'Italia, è dovuta, diciamo, è stata la conseguenza di questa invasione dei piemontesi, diciamo così. Però mettiamola, sì, rendiamola più leggera. No, ma parlando del tuo CD, del tuo lavoro, del tuo LP, ma voglio dire, perché secondo me la tua musica sul vinile sarebbe ancora a me. Ancora più bella di quando non lo è. Si sta tornando al vinile. Si sta tornando, vabbè, ma è diventato un oggetto, diciamo, proprio... È ancora un po' costoso, se si abbassano i prezzi, perché il vinile è particolare. Ma vedi, a dirla tutta, CD, vinile, oramai non compra più nulla nessuno, oramai la musica è digitale. Ma infatti, attenzione, torniamo al discorso prima, hai ragione, infatti si sta ricominciando ad acquistare il vinile. Come pezzo... Piano, no, chi ascolta la musica comincia a usare il vinile, sta riprendendo piede. Non è un'inversione rotta clamorosa, ma sai che i cambiamenti, quelli più importanti sono quelli che arrivano, si sedimentano piano. Sicuramente c'è un ritorno. Sono un entusiasta? Non lo so, forse, io lo sento il vinile. È un discorso, sa, della cosa di vintage, non so manco come si pronuncia, vintage, esatto. E questa cosa, capite, perché oggi i ragazzi, io ho un figlio di 20 anni, cioè loro la musica l'ascoltano, i cuffietti con l'orecchio. E perché loro sentono la musica, non l'ascoltano. Sento la musica. Guarda, nemmeno voglio dire così, perché poi quando noi mi vindanno noi ci dicevano la stessa cosa, per cui... Vabbè. Senti, voglio dire, no, ma parlando del tuo ultimo lavoro, non è soltanto perché lì ho notato una specie di... come se tu avessi tracciato adesso una parte della tua vita e hai fatto un resoconto. Lì c'è molto te stesso di quello che hai vissuto. Ma guarda, in tutto quello ho intravisto un pezzo dedicato a tua moglie. Ho visto quello che ho cantato prima, praticamente. Messata una bucina. Bravo. Sì. Ma poi le tue origini da ragazzo, la tua gioventù, quello che hai passato.
Sì, io tra l'altro ho addirittura usato una foto dove c'è mio nonno sulla... Bravi, e là volevo arrivare. Sulla... Ma poi tuo padre e tuo nonno. Soprattutto, sì. Tuo padre e tuo nonno, quindi praticamente è veramente come se fosse... Oggi si dice outing, non lo so, boh, una specie di, del tuo percorso che alla fine è comune a tanti altri, allora, però è, è originale. Io dicevo una volta quando si facevano i capelli bianchi, noi purtroppo a giri 50 comincia a perdere i capelli, perché oramai una volta li abbiamo, non ci stanno, ma anche tu se mi stanno lasciando, mi stanno abbandonando. Allora quando si cominciano a perdere i capelli, si comincia a maturare, maturare proprio nel vero senso della parola, e quindi si comincia a guardare anche dietro, no? Non più avanti, e magari si riscoprono tante cose, si vedono le cose del passato con un occhio diverso, certo. E si cerca di recuperare, no? Si cerca di... O rimodulare, riformulare, perché forse l'hai fatto prima, però perché gli anni passano, ma poi in questo lavoro tuo c'è tutta la... tutto il modo di essere napoletano, dove non c'è sentimento, ma c'è la passione, alla fine c'è la forza. Cioè, tu prima dicevi, ma chitarra, cioè io mi sento, se io mi dovessi dire, mi sento un cantastorio. Ti pare poco, un cantastorio, no, è... Poi se è poco, se è tanto, certo io a dire, però io mi sento un cantastorio, cioè uno che praticamente vuole raccontare delle cose, anche perché poi, diciamo, Ciara, questo non vale solo per me, anche per i nomi, per i grandi, cioè un cantatore non può avere la pretesa, per esempio, di... avere delle soluzioni, avere delle risposte. Un cantatore racconta delle cose, magari accende delle cose, per esempio tu mi dici sta luce da luce mi su mezz'ora, no? Perché voi non la vedete, ma io ho sparato negli occhi. Allora dice, un cantatore accende una luce su, che ne so, su qualcosa che può essere un problema di ordine sociale, può essere una riflessione spirituale, una cosa. E quindi dà uno stimolo, offre uno stimolo attraverso un racconto, accompagnato da note, affinché qualcuno si possa porre delle domande. Possa... Sì, le riflessioni famose, caro Francesco, siamo cresciuti tutti con la protesta sociale e tutto, però questa gente, molte di queste ci ha fatto solo sorda, perché poi alla fine cantando e facendo le proteste, le contestazioni, siamo peggiorati, guarda caso, quando ci fanno riflettere le cose stanno andando sempre più giù. E poi ultimamente tu mi hai fatto accenno al lockdown, che io parlo dell'essere domiciliare. Ma quando cantatori di grida hanno cantato libertà, ribellione e tutto, e non hanno detto una parola a quello che ci hanno combinato. Pure su un coppa la tessera, che tu non potevi nemmeno... La tessera che nasce con i giacobini, poi viene sviluppata addirittura un pochino con i fascisti e poi con i comunisti, dove praticamente i giacobini hanno nacquero per... bisogna andare a prendere il pane e muoversi per la tessera. Pane con la tessera, hai capito? Ma che... nasce con i giacobini, ma pure per spostarti. Ma oggi dire pane con la tessera, i ragazzi non capiscono, ma noi che abbiamo genitori che ci hanno capito, però sti cantautori che hanno cantato libertà e tutto, non hanno preferito una parola di contestazione. E vabbè, poi come si dice? E se è tutto un bluff, no? Allora a me ne racconta che... E tu di chi? Tanto, ma sono responsabilità, non so fare nome e cognome. No, ma no, non è che non mi voglio assumere responsabilità, perché poi... Non mi piace giudicare, perché... Ma no, io giudico! Perché talvolta c'è chi scrive pure perché vuole arrivare da qualche parte. Francesco. E io quando scrivo, ma te lo dico in maniera... quando mi siedo poi scrivo, io non ho nessuna pretesa. Io penso solo di raccontare una cosa. Magari arriva alla mattonella dopo, punto. Entra mia moglie e gli faccio sentire la canzone che ho scritto, ce la condividiamo. Perfetto, bellissimo. Non mi interessa, cioè, poi se succede, succede. Ma Francesco, non è questo il problema. Se tu scrivi qualcosa e ti offri al pubblico, ma questo è stato da sempre così. Se tu scrivi qualcosa, canti o teatro, ma comunque ti offri al pubblico, devi stare al giudizio del pubblico. Cioè. Io parlando di chi l'ha sempre ascoltato e c'è cresciuto, non dico che li abbia schifata, ma quasi, è una delusione totale. Infatti in Zen Chiungi libertà, ribellione, era tutto una messa in scena. Invece ma può darsi anche che era il loro momento, come io prima ti ho detto che Vin Dan ha giunto questa botte. Ma ancora mo, ancora cioè, mo. Magari hanno avuto questo momento di... Però poi si cresce e magari non si sentono. Ancora mo, no. Cantano questo. Vabbè, ma comunque non è un problema. Io so soltanto che ho ascoltato più volte il tuo... C'è molto di te dentro, la tua famiglia, di tutto quello che hai vissuto, di quello che continui a vivere. Mm-hmm.
Ma c'è molto della napoletanità, ti ripeto, dove non c'è, non si canta il famoso sentimento, ma la passione. Passione. No, ma canti la passione. Infatti, qua, in altre lingue si dice amore, in una puttana amore. Certo. Quindi non è sentimento, è passionalità. Che passionalità vuol dire che la violenta è quella dolce, quella d'amore e quella della morte. Esiste, che voi riuscite a cantare, a trasformare sempre in poesia. Quel bellissimo pezzo di ho visto quando che era tuo nonno che cantava quando ce lo fai sentire se vuoi. Tu devi sapere una cosa, che prima di se io dovessi vivere da cantautore sarebbe bello che dici tu, cioè, certamente vivo comunque di sopravvivo di musica anche facendo la posteggia. Dove si fa la posteggia? Ah, bellissima, la posteggia si fa a Napoli, si fa a Costiere, si fa... Ma si fa un po' tutti i posti, però. Oggi è arrivata anche da queste parti. Però comunque io continuo a vivere, per quanto vivi qua, però continuo a vivere l'ambiente praticamente napoletano, della mia terra, eccetera. E lo vivo con la musica, quindi non può essere altrimenti. Quando tu mangi delle cose, dopo vomiti di quello che hai mangiato, hai capito? Perdonate questo infausto esempio, però... Però rende la cosa. Allora, va per chi non è napoletano, Avava è a nonna. Quindi il testo dice, quando Avava cantava, una lenza sola traseva. Quando nonna la sentiva, si sentiva un re. Quando nonna guardava, si sentiva un re. Questo è un pezzo che diciamo solo con la chitarra è un po'... Grazie sempre, cioè, sono momenti importanti quelli che ci stai regalando in questo momento, che sicuramente inviteranno gli ascoltatori ad ascoltare questo tuo lavoro che è veramente bello, come per esempio pezzo 100 facce. 100 facce poi è una cosa che mi è nata pensando proprio ai femminicidi, no? Il fatto che si dichiara sempre in mille forme, con mille parole, questo grande amore, questa, hai capito? Che resta amore senza te, tu sei questo, tu sei quello, e poi alla fine, è quella finale, uccidi la persona che dici di amare, no? E quindi questa cosa... È triste. Guarda, io ti dicevo prima che noi siamo cantastorie, qui, cioè io sono un cantastorie, un cantautore, un cantastorie, non è che risolve i problemi, però comunque io penso che noi cantastorie abbiamo il dovere di sottolineare delle cose, non perché gli altri non le dicono, eccetera, però è un senso di dovere. Tu prima dicevi, ma ci sono dei cantatori che però parlano ma non denunciano. No. La denuncia, per me senso è dovere, cioè certe cose vanno dette e vanno fatte. In questo brano ho avuto, non mi piace proprio l'onore di avere due amicone, no? Con me, che sono Lorella e Cristina. Loro hanno una formazione popolare, si chiamano Le Assurde, insieme a altri loro colleghi. Sono beneventane, insomma. Voci particolarissime, quindi mi hanno fatto questo regalo di stare con me in questo sì, è molto bello quel pezzo. Poi per esempio ci sta pure il pezzo in cui usi la parola che è molto
usato, abusato a Napoli, che vasama, però qua è un vasama di Francesco Di Vicino. Sì, questa, sì. Qua è, c'è anche adesso il vasama di Francesco Di Vicino. Sì, oddio, non voglio essere riferente nemmeno in questo caso, cioè, c'è un altro vasama di un grande. Però, assolutamente, ognuno ha il suo, però questo è il vasama di Francesco Di Vicino, molto bello, devo dire. Lo puoi accennare? È un pezzo molto funky, perché sì, sì, è molto... uno di quelli che con una chitarra è diverso, infatti per quello uno pensa, infatti per questo è il vasama da Francesco Di Vicino, perché è molto tuo, molto, proprio tuo, no, sì, molto. Perché a volte vedi, quando, non so se l'abbiamo già detto, ma l'abbiamo oggi, siccome siamo stati insieme tra caffè eccetera, se uno mi chiede ma tu che genere di musica fai, non te lo so dire, perché oggi scrivo una tamburriata, domani scrivo un funky, poi scrivo una cosa intimistica, insomma, quindi non lo so. E questo è un brano che ha bisogno per essere, diciamo, suonato, insomma, è tutta una situazione, proprio un basso, batteria. Allora, l'accenno. Guarda ma, con chi scoccia tu sei innamorata, guarda ma, perché sta vita là, di strada lenta va, e non ti lasci di me sappiamo, perché sta vita là. Confusione, però volevo solo che ci cantassi un ultimo pezzo. Dimmi. Anche in questo lavoro dai un accenno a Natale. Ah, sì. Molto particolare, però voglio che ci chiudi con il viaggio di papà. No, anzi, Francesco, io devo dirti che vedi, la musica è magia, è bellezza, è unicità. Nell'ultimo pezzo di Come From Italy, io penso nella mia ignoranza, a Gescuta da Malamente, non lo so, non so che dire, però pensavo che fosse un viaggio di un emigrante. Mm-hmm. E invece ho avuto, secondo, non una mala sorpresa, una piacevole sorpresa che sei riuscito a fare, a cantare un pezzo. L'ho immaginata, bravi, che magia. E questo io ero convinto veramente, chiedo venia, però alla fine non so manco che... Non sono manco scontento di quello, perché vuol dire che proprio, sai, ognuno, ecco, come il discorso di prima, alla fine la musica come i libri appartengono a chi ascolta e non chi... Però l'hai fatta in maniera unica, bella, di chi... Bontà tua. Di chi forse ha visto partire, sai, ho fatto lo spago, no? A Napoli, sai, la questione dello spago, che dovrebbero mettere un monumento, la questione dello spago, che è di una forza, di una bestia, cioè... Ho fatto lo spago. Soprattutto della terra mia, la zona nostra, pure la zona dell'Alta Tirolo più al centro. E si andava in America passando per Napoli, il porto di Napoli. E il fatto dello, questo lo raccontavo, l'ho ascoltato Raffaele Di Capria, che è morto da poco, che praticamente è lo scrittore napoletano. Lui diceva che vedeva questi migranti che partivano, che ci avevano lo spago, un rotolo di spago, che lasciavano sopra a chi stava sulla banchina. Quindi mano a mano che la nave andava via, questo spago si accorciava, fino a quando terminava. Qualcosa di terribile, però di una violenza proprio positiva, che io lo sto raccontando e mi viene la pelle d'oca. Immaginare questa, si può dire, tragedia, non lo so, era una cosa... forte, molto forte, perché di chi andava via e sapeva di non tornare più, e forse che chi partì e chi rimaneva là di non vederlo più, non lo so, è qualcosa di incredibile. E questo dovrebbe farci guardare con occhi diversi quelli che arrivano sui comuni oggi, perché i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno vissuto questa esperienza drammatica,
per qualcuno anche fortunata, perché giustamente partiti poveri e arricchiti, grazie a Dio, con l'esperienza, con il sudore della propria pelle, insomma col lavoro delle proprie mani in terra straniera, e quindi hanno trovato comunque... tu c'hai... Però resta il fatto che comunque staccarsi dai propri cari, dalle proprie radici, eccetera, è comunque un trauma. È un trauma che praticamente non ha grandi scelte, insomma. Sì. Io ho provato a raccontarlo sempre con... mi permetto di dire sempre pigliando con le piccole cose, perché poi in questo caso io non ho vissuto questa esperienza, diciamo, è un'esperienza che... Ma nella tua famiglia, come la mia, hai avuto tanti parenti, conoscenti che sono andati all'estero? Sì, quello sì, quindi per sentito dire... Le fotografie che arrivavano, la lettera... No. E quindi praticamente uno si ha provato a immedesimarsi in una situazione del genere. Però sai, Francesco, bisogna anche pensare che oggi... lo stesso si va via, non più con la valigia di cartone, ma con il trolley. Bisogna pensare giustamente a quello dei barconi, ma dobbiamo anche pensare a tanti nostri giovani che devono andare via. Sicuramente, perché quando si è costretti a lasciare la casa, lo fai su un barcone perché devi lasciare una capanna, o sull'aereo, lo fai sull'aereo col trolley, come dici tu, perché comunque, sempre che pure con una laurea in tasca è un distacco, e qui non trovi rimedio, non trovi situazione, comunque non distacchi. Quindi il discorso dell'emigrante, perché noi si può emigrare in tanti modi, in tante maniere. Sai, io penso, comincio ad avere un po' il pensiero come Zulu di 99 Posto, che lui dice che non siamo stati noi emigranti qua giù, ma ci siamo ricollocati. E penso pure che ci sia stata una volontà divina in questo, perché i nostri emigranti hanno civilizzato il mondo, perché il mondo vive delle nostre identità e tradizioni. Oddio, è un bel punto di vista questo, nel senso che tu dici, noi siamo andati... Loro stanno utilizzando i nostri costumi, siamo i nostri antichi. Siamo andati a regalare. A donare, ma anche perché... ma serve anche quello, partendo dalla banalissima forchetta che Ferdinando IV da 3 punte la fece a 4. Spaghetti, il mangiato, il quotidiano, capito? Adesso lo stanno facendo dall'Oriente col cinese, con i giapponesi, ma comunque quello che è nostro è dominante. Noi siamo esportatori di tante cose belle. Abbiamo donato ricchezza. Al mondo quello che è ricchezze materiali e immateriali. Non è cosa da poco, nella musica, no? Tu lo sai, quando cantò Caruso al Metropolitan, il giorno dopo gli italiani potevano salire sopra i tram, no? Diciamo, grazie alla nostra cultura si sono aperte tante porte. Io parlerei proprio di civiltà. Bravo. Ci vuoi lasciare con questo... Vabbè, poi la cultura, come ha detto qualcuno ultimamente, è un modo di fare le cose, quindi se... Che gli altri hanno preso, hanno imitato. Cominciando già dalle Gallie cisalpine e cispadane. Oggi dove è al nord, ti chiamano nord. Chi su tutto il meridionale? Posso dire adesso meridionale perché sono figli di emigranti, allora tutti loro, i cognomi sono... Ormai non esiste più il costume del nord Italia, esiste il costume italiano, che è il costume che nasce dal regno. Basta vedere il film Rocco e i suoi fratelli, e basta vedere quelle azioni d'amore di Pasolini, il documentario. Cioè loro... facendo un esempio, non per fare pubblicità, una politica che è della Lega, chi li vedi, chi gli dà il cognome napolitani e tenne la faccia da napolitani. Abbiamo avuto il sindaco ultimamente di Torino, che ora non è più Brica, è nome Esposito. Cioè, ormai hanno acquisito tutte le nostre abitudini quotidiane, tutto, ma tutta Europa. Questa è una realtà, può essere contestata, ma sono i numeri, la statistica. Vanno contestare quelli che gli pare, ma questa è... Purtroppo la realtà ci riconduce ad essere meridionali, però noi siamo anche contenti di essere meridionali, cioè nel senso che se ci vogliono meridionali, noi siamo contenti, perché comunque ci distinguiamo. Allora, Francesco, noi siamo napoletani,
Non siamo meridionali. Meridionale è un concetto che è nato con l'Italia. Meridionale non viene nella parola malamente. Cioè, no, ma è possibile distinguere. Io la intendo come siamo mediterranei, capito? Mediterraneo è un'altra cosa. Allora, quello che voglio dirti è questo, che essere napolitana faceva parte di una nazione, di una patria, quella napolitana, e che non esiste più, che non tornerà più assolutamente. Noi siamo nostalgici. Cioè, essere nostalgici no, assolutamente serve no. Serve a ben poco. Però, bisogna, però perché non voglio, visto che è così, tutto così innocuo, perché si preoccupano di non farlo conoscere? Sono 200 anni, sono passati, il motivo ci sta. Il problema non è tanto quello. C'è una bellissima canzone di... Ma spesso, tu mi insegni, spesso le verità sono scomode. Lo so, perché quando c'è molto... Quando, c'è, quando i scheletri nell'armadio è troppo grosso... No, ma se non cominci a cagnapottassere tutti i libri... Lo so, non c'è problema. Una cosa ti voglio dire, c'è un bellissimo pezzo di Frella Mannoia, fa parte del... Sì, sì. Un pezzo di quello che parla la figlia. Io, noi facciamo questo, che non c'è niente... Tu fai questo, non combattiamo... Per far capire ai nostri giovani, togliere quel vestito lombrosiano che ci hanno messo 160 anni fa addosso. Questi ragazzi devono andare in giro del mondo sapendo di stare sulle spalle di un gigante, la civiltà questo, napolitana. Su questo e allora questo è il nostro, quindi, e questo è il mio intento. Devono sapere da dove, perché nessuno sa dove stiamo andando, ma dobbiamo capire chi siamo, da dove veniamo. I nostri ragazzi sta cambiando, perché comunque la verità, per quanto scomoda e per quanto comunque sta travelando, per questo noi non vogliamo, non è che siamo nostalgici, i nostri ragazzi devono sapere che stanno sulle spalle di un gigante, e quando sono offesi li guardano con sufficienza e superiorità, ne li considerano proprio senza più rabbia. Ma questo lo puoi sapere se sei consapevole di chi sei. Solo questo è l'unico motivo per cui andiamo in giro che bandiera in coppia spalla, faccio burattini spesso, ma non mi interessa. Perché la gente dice, ma scusa, chi sei? Ma soprattutto i giovani. Perché loro sono quello che noi eravamo, loro saranno quello che noi siamo. Prima o poi sarà così. È un po' di invidia, perché il fatto che tu spesso, io ti ho conosciuto così, ti ho conosciuto... La bandiera coppa e spalla. Ho visto una bandiera che volava nella folla, che è un po' a mantello. È la prima cosa che ti ho detto, ma chi è quel pazzo? E poi ti ho conosciuto invece la persona. Quindi tu io è reciproco la cosa. Tu con la tua chitarra, con i tuoi testi, e noi con la nostra ricerca, così la nostra diffusione, divulgazione, dobbiamo solo far capire ai nostri giovani che sono sulle spalle di un gigante. E allora ci devi lasciare adesso questa intervista che sta arrivando, vedi che le chiacchierate non finiscono. Vabbè, ti faccio giusto. No, quella, la parte. Lasciaci. Perché sono rimasto senza voce. E lasciaci, ma pure un solo strumentale. Se perché vuoi. Io se riesco a. Posso anche cantare per un'ora, ma si parla 10 minuti del scenario. Quindi. Ah, una cosa ci tengo a dire, visto che tu sei di Sesta Lunga, nel brano I Come From Here c'è un musicista sessano doc che è poi Amedeo Virgulto. Amedeo, grandissimo suonava fisarmonica nel. Posso dirlo pubblicamente, io quando ho visto suonare Amedeo, ma tutta la famiglia, ma io quando ho visto suonare Amedeo la fisarmonica, ho detto: questo è l'uomo che è stato capace di trovare il punto G nella fisarmonica. Caspita, che complimento. Alla fisarmonica, nella mamma mia, versione mia... disco c'è Amedeo Virgulto. Ciao Amedeo. I come from Italia, dopo la ce l'ha stata. I'm looking for ma fatica per restare. And this is little rivali, ma non mi ho stesso scelto. And you are very nice, but I don't know your eyes. I come from Napoli, pure essere una rete. I'm looking for ma ragione per restare. And this is little rivali, ma non mi ho stesso scelto.
Francesco, grazie, grazie, ci hai regalato un'ora, più di un'ora di grandissimi grazie, momenti. Grazie a te Claudio, grazie a voi. Di queste chiacchierate, grazie, alla prossima. Buonasera a tutti. Ciao, grazie.